Un grosso cruccio per tutti i gattari, la lettiera e dove nasconderla. Ma se potesse invece diventare un elemento d'arredo? Ciao a tutti, mi chiamo Letizia e sono ingegnere e designer. In questo canale vi parlerò di design, soprattutto di interni e del verde. Il video di oggi è un seguito del video della volta scorsa, in cui vi avevo parlato delle pucce di design per gatti. In questo video invece vi farò vedere quali sono le lettiere di design, quindi un argomento ancora più delicato rispetto alle pucce. Le lettiere ovviamente poi, oltre al design, devono anche essere funzionali. In questa classifica quindi ho scelto le lettiere che trovo più belle esteticamente, ma che trovo anche funzionali. Non le ho messe in ordine di preferenza, ma in ordine di tipologia. Vediamo innanzitutto quali caratteristiche deve avere una lettiera per gatti. Sicuramente la cosa più importante è che sia facile rimuovere la sabbietta sporca. L'altra cosa importantissima è che sia facile da lavare. Infatti, se non si può pulire la sabbietta sporca e lavare la lettiera velocemente senza troppi problemi, questo crea enormi problemi di odore. L'altra cosa è che, essendo comunque una lettiera per gatti e in ogni caso che deve avere a che fare con animali, deve essere fatta da materiali resistenti. I plus che possono avere le lettiere sono dei filtri antiodore e che ci sia una sorta di disimpegno, un piccolo spazio tra l'ingresso della lettiera e la lettiera stessa, in cui ci sia modo di far cadere la sabbietta dalle zampette del gatto. La prima lettiera che vi faccio vedere è della Pet Lovers Company e si chiama Lettiera Design Retro. È una lettiera con una forma valigetta vintage molto bella, disponibile in quattro colori. È fatta interamente in plastica ed è molto comoda perché è completamente apribile e ha anche quella suddivisione interna, come vi ho detto prima, con una parte forata per far cadere quanta più sabbietta possibile nella lettiera e non farla trasportare in giro dal gatto. Insieme alla lettiera vendono anche la paletta. Questa lettiera invece è della mia cara e si chiama Sito. È una lettiera dal design molto elegante e minimale che la rende adatta a diventare parte integrante dell'arredamento di una casa. È fatta interamente in alluminio e quindi per questo è molto robusta e funzionale anche per la pulizia. È fatta apposta anche per essere utilizzata come puff e anche come cuccia per il gatto. Infatti è disponibile anche un cuscino. È completamente apribile e all'interno c'è un inserto compostabile fatto su misura che permette di risparmiare tempo con la pulizia. I set di ricarica dell'inserto e il cuscino possono essere acquistati separatamente. Quest'altra lettiera invece è della Pet Interiors e si chiama Popopidou. Questa lettiera è fatta in ABS dello spessore di 4 mm, quindi è molto resistente e si lava anche facilmente. Il coperchio può essere rimosso e viene venduta insieme alla paletta e a due filtri antiodore che vengono collocati nella parte superiore del coperchio dove vedete l'apertura a forma di zampa. Questo design a ovetto lo trovo davvero accattivante e moderno e in più è disponibile in diversi colori. Anche la Farry Tail ha fatto una lettiera con un design davvero molto particolare. Sembra una casetta in miniatura e si adatta molto bene ad una casa in stile nordico. È completamente apribile e il vano lettiera è estraibile per facilitare la pulizia. Anche questa, come la prima lettiera della Pet Lovers Company, ha quel plus di avere una suddivisione interna con la zona per far cadere i granelli di sabbia rimasti attaccati alle zampette del gatto. Sempre della Farry Tail c'è questa lettiera castello che ha un design che si adatta bene a un'abitazione in stile nordico o vintage. La trovo particolare anche perché, oltre alla lettiera, ha la zona superiore utilizzabile come tiragraffi o come cuccia. È completamente apribile, il cassetto è estraibile e anche questa ha una zona forata per far cadere la sabbia dalle zampe del gatto. Questa lettiera è davvero molto particolare, è della iCuddle, si chiama Smart Litter Box ed è una lettiera smart, come dice il nome. Ha questo design particolare, moderno, ma con dei richiami retro come i piedini e il coperchio.
Ma non è in realtà questa la vera particolarità della lettiera, ma il fatto proprio che sia smart e che si possa collegare ad un'applicazione sullo smartphone. In pratica fa tutto da sola. Un sensore rileva la presenza del gatto e dopo 30 minuti fa partire la funzione di autopulizia, che raccoglie la sabbietta sporca nel sacchetto dei rifiuti. È presente un filtro a carbone che deodora il cestino dei rifiuti e dall'applicazione si possono far partire in qualsiasi momento sia la pulizia della lettiera che il sistema di deodorazione. Tiene addirittura traccia delle abitudini del gatto per monitorarne la salute. L'app in più vi avvisa quando il sacco dei rifiuti è pieno e attiva la funzione di autoimballaggio che sigilla il sacchetto. Una volta che il sacchetto dei rifiuti è stato smaltito, la lettiera lo sostituisce automaticamente con un nuovo sacchetto. Insomma, questo è per chi ha davvero pochissimo tempo o anche solo per pigrizia e vuole una lettiera che faccia tutto da sola. Adesso vi faccio vedere dei mobili che possono nascondere le lettiere. La Taftpo propone questo mobiletto fatto interamente in compensato di betulla con rivestimento anti-UV, che ha doghe orizzontali e uno stile che richiama i mobili della metà del secolo e i classici design delle radio retro. All'interno si trova uno scomparto per la lettiera, che non è inclusa, e quella zona è circondata da fori per il flusso d'aria. Quest'altro mobile della Curio è realizzato interamente in compensato di noce o di acero e può essere usato sia come lettiera per gatti che come casetta per gatti. Il coperchio si rimuove facilmente per l'accesso all'interno, è resistente all'acqua per una pulizia facile e il suo design a doppia ventilazione aiuta moltissimo nel controllo degli odori. È disponibile anche con questo pattern molto carino a honeycomb sui fianchi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per qualsiasi dubbio su un video passato o su questo video, o se volete suggerirmi qualche argomento in particolare, scrivetemi pure via mail. Se vi piacciono i miei video, seguitemi e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!